Dalla dolcissima scena della natività di Licio Cosci, primo premio per i presepi di piccole dimensioni, al dono dei Re Magi della parrocchia di San Bartolomeo di Ponte Rosso, ambientato in un tipico borgo toscano, primo premio per i presepi di medie dimensioni, fino al grande presepe di Roberto Bertelli, tra mulini, fontane e statuine realizzate in castagno a mano dal nonno nel Novecento, primo premio per i presepi di grandi dimensioni. Il presepe a Pietrasanta è una tradizione familiare che si tramanda di generazione in generazione e che neppure la pandemia è riuscita a fermare. E questa edizione, così diversa e inaspettata, del 14° concorso annuale bandito dal comune, lo ha dimostrato. L'appendice post-natalizia è stata ospitata nell'atrio del municipio con una semplice premiazione alla presenza dei soli vincitori e dell'amministrazione comunale. Lo spirito del Natale, i valori della Sacra Famiglia che ci hanno accompagnato nelle ultime festività, tanto eccezionali, sono state ben interpretate anche dalle piccole presepiste Allegra Ulivi, Anna Barbato e Marisa Torricelli. Ciao, io mi chiamo Allegra e ho 8 anni. Oggi vi farò vedere come ho creato questo presepe. Ho preso una scatola delle scarpe e ci ho fatto la capanna. Poi l'ho colorata e l'ho rivestita con delle cortecce. Il tetto invece ci ho messo degli spaghetti. Un concorso confermato, nonostante la pandemia, e trasferito sui social. Ogni concorrente ha infatti inviato i video del proprio presepe via WhatsApp al comune, che li ha rielaborati e pubblicati sui canali digitali, collezionando migliaia di visualizzazioni, raggiungendo un eco, in fin dei conti, superiore a quella delle passate edizioni.